Compravendita di droga per oltre 7.000 euro. Arrestate due persone a Mazara. Taglia gli ulivi da un terreno non suo. Arrestato a Salemi. Pesca in Sicilia. Avvia il fermo biologico. Stop di un mese tra marzo e dicembre. Il centro di accoglienza di San Carlo Borromeo potrebbe ospitare i bambini ucraini. Ben ritrovati sul canale 190 del Digitale Terrestre in diretta streaming sulla nostra pagina Facebook. Buon venerdì a tutti. Apriamo il nostro notiziario con una notizia che ci è appena giunta dal Comando Provinciale dei Carabinieri. I carabinieri della stazione di Mazara del Vallo e della sezione radiomobile, a conclusione di un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 46enne di Mazara, già pregiudicato per reati specifici, e una 27enne di origine straniera per l'ipotesi di reato di detenzione di sostanza stupefacente in concorso. Nel particolare, i carabinieri hanno attuato un'attività di osservazione e controllo dei movimenti del 46enne, avendo validi motivi per ritenere che fosse dedito allo spaccio di droga e che si rifornisse da persone provenienti da Palermo. L'attività eseguita ha permesso di assistere all'incontro, presumibilmente finalizzato alla compravendita di droga, avvenuto tra l'uomo e la 27enne giunta con un autobus di linea da Palermo. Al momento ritenuto più opportuno, i carabinieri sono intervenuti senza dare possibilità all'uomo e alla donna di darsi alla fuga. Nella circostanza, dopo la perquisizione, la donna è stata ritrovata in possesso di 21 ovuli di eroina del peso complessivo di 210 grammi, mentre l'uomo portava con sé alcune mazzette di contanti pari a 7.300 euro. Durante la perquisizione, inoltre, dell'abitazione dell'uomo, i carabinieri hanno rinvenuto una modica quantità di eroina e altri 600 euro in contanti. Inoltre, i due, in quanto percettori del reddito di cittadinanza, sono stati arrestati e segnalati per la sospensione del beneficio. E taglia gli ulivi da un terreno non suo per portare via la legna. È stato arrestato a Salemi. I carabinieri hanno arrestato in flagranza un 69enne di Salemi per furto aggravato. Durante un servizio di perlustrazione, la pattuglia dell'arma lo ha sorpreso in un fondo agricolo con un grande oliveto. L'uomo era intento a tagliare gli alberi con una motosega. Avendo notato che non erano operazioni di potatura, visto che degli alberi in piena salute non rimaneva nemmeno il tronco, i carabinieri hanno deciso di intervenire per comprendere meglio l'inconsueto gesto. Nel tragitto utile a raggiungere il 69enne tra gli ulivi, i carabinieri hanno anche notato diversi mucchi di legna già accantonati e pronti per essere caricati e portati via. Alle domande incalzanti, l'uomo non è riuscito spesso a dare una risposta. Non sapeva nemmeno di chi fossero il terreno e gli ulivi. Appurato che lo stesso si stava presumibilmente impossessando della legna non di sua proprietà, il 69enne è stato arrestato per furto aggravato. Il totale della legna già tagliata e pronta per essere asportata è stato stimato in circa un quintale per un danno creato di circa 10.000 euro. Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi. E cambiamo argomento, lasciamo la cronaca. Dal 1 maggio addio al Green Pass rafforzato e alle mascherine al chiuso. A maggio finisce l'obbligo del Green Pass. Si sarebbe stabilito di mantenere l'obbligo di presentare il certificato verde in alcuni ambiti ancora fino al 30 aprile. Da maggio non sarà più necessario esibirlo. Dal 1 aprile non sarà più richiesto il Green Pass sui bus e in generale sui mezzi di trasporto pubblico locale, mentre continuerà a vigere obbligo di indossare le mascherine. Le norme sulle mascherine infatti restano invariate fino al 30 aprile. Da aprile via l'obbligo di Super Green Pass sui luoghi di lavoro per gli over 50. A chi ha superato questa soglia d'età, per cui in linea generale l'obbligo resterebbe in vigore, sui luoghi di lavoro dovrebbero essere richiesto solo il certificato base. La capienza degli stadi tornerà al 100% dal 1 aprile e per accedervi sarà richiesto il Green Pass base, mentre l'obbligo vaccinale
resta in vigore fino a fine anno per il personale sanitario e RSA. L'Italia non sarà più in stato di emergenza Covid e di conseguenza decadono il CTS e la struttura del commissario straordinario. Al loro posto dovrebbe essere creata una unità operativa ad hoc al Ministero della Salute per accompagnare il periodo transitorio e completare la campagna vaccinale. E parliamo di quanto sta accadendo nell'est Europa e con le conseguenze sul nostro territorio. Ieri a Palazzo d'Orleans si è tenuto un incontro tra il presidente Nello Musumeci e i vertici di Confindustria Sicilia. Presenti alla riunione inoltre gli assessori all'economia Gaetano Armao e alle attività produttive Mimmo Turano e alle infrastrutture Marco Falcone, con i dirigenti generali dei dipartimenti e il presidente dell'IRFIS Giacomo Gargano. I rappresentanti delle imprese hanno evidenziato un esponenziale e insostenibile incremento del costo delle materie prime, oltre che la difficoltà nell'approvvigionamento, l'aumento degli oneri per la fornitura di energia e il rincaro del prezzo dei carburanti. Il governo Musumeci ha già stilato una sorta di decalogo di interventi che è possibile attivare nel breve e medio periodo. Primo fra tutti, mobilitare tutte le risorse finanziarie disponibili, soprattutto extraregionali, per orientarle a favore della nuova crisi. E rimaniamo in tema di ciò che riguarda quello che sta accadendo in Ucraina, un accorato appello da parte di un ingegnere trapanese che non ha notizie della moglie ucraina da 2 settimane. Mia moglie è ucraina, è partita a metà febbraio per andare a fare visita ai genitori e ai nonni che vivono a Mariupol. Era più di 2 anni che aspettava questo momento. Sarebbe dovuta rientrare in Italia il 27 febbraio, ma è rimasta bloccata lì. Riuscivamo a sentirci quotidianamente, ma adesso è dal 2 marzo che non ho più sue notizie. Mia moglie si chiama Giulia Prodan. Prego chiunque possa avere notizie in merito a mia moglie o dei contatti che possono essere utili per la sua ricerca, di farsi avanti. Grazie. Una bandiera per la pace e una bandiera dell'Ucraina sono state esposte al Palazzo Comunale di Piazza della Repubblica di Mazara del Vallo in segno di solidarietà con il popolo ucraino. Inoltre, la quarta commissione consiliare, che sostiene l'iniziativa umanitaria promossa da Federambiente con il patrocinio del Comune, invita la cittadinanza a supportare le spese per il trasporto degli aiuti raccolti tramite una donazione in denaro su un apposito IBAN, intestata all'Organizzazione Nazionale Federambiente con causale SOS Ucraina. E stamani manifestazione di sensibilizzazione alla pace allo stadio comunale degli alunni del quarto circolo didattico GB15. Canti, striscioni, musica hanno fatto da cornice l'iniziativa promossa dalla dirigente del quarto circolo, Teresa Guazzelli, in collaborazione con i docenti e famiglie ed in attuazione del Peace Educational Program di Prem Rawat. All'evento ha partecipato in rappresentanza dell'amministrazione comunale il vice sindaco Vito Billardello. E torniamo a parlare di pesca, parliamo del fermo biologico, uno stop di 1 mese tra i mesi di marzo e dicembre. È pronto a partire il fermo biologico della pesca per il 2022. L'annuncio è stato dato dal presidente della regione, Nello Musumeci, nel corso della sua visita a Selinunte. Nel piccolo borgo marinaro del Trapanese, il governatore siciliano era accompagnato dall'assessore regionale alla pesca, Toni Scilla. Ad illustrare i dettagli del provvedimento sul fermo biologico è stato l'assessore Scilla. Dopo aver raccolto le istanze delle associazioni di categoria, del mondo sindacale e scientifico, spiega l'assessore, ho firmato il decreto che consentirà alle imbarcazioni siciliane di effettuare il fermo biologico per il 2022. Un provvedimento snello e intelligente che va a sostegno delle imprese del settore in un momento particolarmente delicato, aggravato anche dall'innalzamento esagerato del prezzo del gasolio e che per la prima volta di fatto consente nell'immediato di effettuare i 30 giorni di fermo obbligatorio. Sarà infatti possibile arrestare le attività di pesca per 1 mese consecutivo nel periodo che va dal 21 marzo al 31 dicembre. Affrontata anche la questione del gambero rosa che è stato inserito tra i gamberi di profondità, ancora una volta, prosegue Scilla,
Il governo Musumeci si dimostra vicino con i fatti al settore della pesca, considerato vero patrimonio economico, sociale e culturale della nostra isola. Un progetto per valorizzare la storica tradizione del tonnare parte dall'Accademia del Tonno Rosso. Un progetto volto a valorizzare la storica tradizione del tonno rosso in Sicilia, frutto di un partenariato interistituzionale fra pubblico e privato per promuovere la conoscenza del tonno e delle tonnare. Con questa missione nasce l'Accademia del Tonno Rosso in Sicilia, il progetto della Regione Siciliana, dell'Assessorato regionale Pesca Mediterranea, a cura dell'Associazione Temporanea di Scopo 100 Media Lode SRL e Nino Castiglione SRL, presentato ieri a Palazzo Orlean e realizzato con fondi comunitari del Po FEAMP 2014-2020. L'iniziativa punta a promuovere la diffusione, soprattutto fra i giovani, di conoscenze sul tonno e sui luoghi del tonno. In Sicilia si contano un centinaio di tonnare, oltre che sui valori nutrizionali del tonno, della pesca sostenibile e della salvaguardia dell'ecosistema marino. Si tratta di un esperimento di partenariato che darà frutti concreti. L'Accademia del Tonno Rosso e la Regione Siciliana, le istituzioni private, le università insieme, dichiara il presidente Musumeci, per valorizzare, promuovere e approfondire la conoscenza sulla tradizione storica del tonno e delle tonnare. Una materia che presenta caratteristiche da un lato di carattere culturali, dall'altro di natura economica, perché avrà inevitabilmente una ricaduta positiva sul territorio. Mi sembra un'iniziativa originale e interessante in una terra come la Sicilia, dove la pesca e la lavorazione del tonno rosso hanno scritto una delle pagine più importanti della storia produttiva dell'isola. Luca Parmitano, l'astronauta siciliano dell'Agenzia Spaziale Europea, ha ricevuto dal presidente della regione Nello Musumeci la medaglia d'oro al valore civile. Nel luglio del 2019, alla vigilia della missione partita dal Kazakistan, il presidente Musumeci aveva fatto avere al colonnello dell'aeronautica un gagliardetto della regione siciliana, poi esposto sulla plancia di comando della Stazione Spaziale Internazionale. Parmitano, ringraziando per il prestigioso riconoscimento, ha voluto contraccambiare e ha consegnato al presidente Musumeci il patch che per mesi è stato attaccato sulla propria tuta spaziale. Ha volato con me fin dal decollo, ha detto Parmitano, nel corso della mia prima missione spaziale e ha percorso svariati milioni di chilometri. L'astronauta siciliano, inoltre, nella mattinata di ieri, ha ricevuto presso la sede dell'Università LUMSA la laurea magistrale honoris causa in economia e management. Cambiamo decisamente argomento. Il comune di Castelvetrano ha indetto una gara per l'affidamento in gestione e l'uso del corridoio di lancio per le imbarcazioni da diporto che si trova a Triscina in corrispondenza della strada numero 127 per lo svolgimento di attività di tipo turistico-culturale da svolgere durante la stagione estiva e per le attività finalizzate alla fruizione del mare attraverso l'uso di imbarcazioni da diporto. Il bando è rivolto a società o associazioni senza scopo di lucro che prevedano statutariamente o svolgono attività compatibili con la gestione della struttura. E ieri tappa mazzarese presso l'Istituto Francesco Ferrara del progetto Frozen, focalizzato sul tema della valorizzazione del prodotto ittico congelato a bordo. Oggi l'Istituto Ferrara di Mazzara del Vallo, nei locali della sezione professionale, in particolare l'indirizzo alberghiero, ospita una manifestazione di grande rilievo e pregio educativo. La manifestazione della quale parlavo è quella all'interno del progetto Frozen, finanziato dall'assessorato alla pesca regionale, per promuovere una cultura del pesce congelato e valorizzarne le potenzialità nutritive.
I nostri allievi sono quelli destinatari ideali, in quanto i futuri chef, i futuri ristoratori che come tale hanno bisogno di acquisire queste informazioni per la valorizzazione del pesce congelato, surgelato, che come nella tradizione mazzarese è quello congelato a bordo che conserva tutte le proprietà nutritive. Oltre a questo, l'Istituto Ferrara ha siglato un protocollo con l'organizzazione dei produttori, il Gambero, la Giglia del Canale, che è partner in questo progetto e che illustra agli allievi la parte, diciamo, più tecnica di questa operazione. Quindi ringraziamo questa organizzazione, l'assessorato, per aver dato l'opportunità ai nostri allievi di cogliere queste, diciamo, opportunità che garantiscono sia l'ambiente marino, ma anche, diciamo, la buona tavola che i nostri futuri chef e cuochi sapranno garantire al territorio mazzarese. Grazie. Buongiorno. L'incontro di oggi è stato promosso dalla Regione Siciliana, Dipartimento Pesca, nell'ambito del progetto Frozen, per cercare di promuovere il consumo del pesce prodotto proprio dalla marineria mazzarese. La marineria mazzarese è infatti formata prevalentemente da pescherecci d'altura che si dedicano alla pesca a strascico del gambero, prevalentemente il gambero rosso, ma il rosa e anche gli scampi. Questo è fatto in questa sede dove si stanno preparando i futuri chef perché l'Istituto Alberghiero del Ferrara di Mazara è fondamentale. Promuove e cerca di mettere insieme tutti gli attori della filiera, l'organizzazione dei produttori, il Gambero, la Triglia del Canale, che appunto riunisce i produttori che sarebbero gli armatori e che producono il pesce, il famoso gambero rosso di Mazara e chi poi domani deve promuovere il consumo di questo pesce. La formazione dei ragazzi è fondamentale perché così la loro conoscenza permetterà di portare sulle tavole una consapevolezza maggiore del prodotto che si va a consumare e una sua maggiore valorizzazione. L'obiettivo appunto del Dipartimento è cercare di promuovere in ogni caso la commercializzazione del pescato siciliano. E come abbiamo detto nei titoli, il centro di accoglienza San Carlo Borromeo di Mazara del Vallo potrebbe essere destinato ad accogliere i bambini ucraini non accompagnati. Ascoltiamo. Visto questa crisi umanitaria per quanto riguarda i bambini dell'Ucraina, ha avanzato una proposta, ma non soltanto il nostro centro studi, anche qualche altro centro studi dell'avvocato Vella ha avanzato una simile proposta che abbiamo avanzato noi, cioè l'utilizzo del bene immobiliare che è di proprietà del comune del San Carlo Borromeo, dove il comune nel tempo ha ottenuto un finanziamento per diciamo, ospitare dei minori non accompagnati. All'epoca c'era il problema diciamo, della Tunisia e della Libia, ora abbiamo il problema dell'Ucraina, ma siccome il Comune non l'ha messo mai in funzione e addirittura c'è un contenzioso con l'assessorato regionale che richiede la restituzione dei finanziamenti, ma io dico, una volta che questo bene l'abbiamo, ed è all'avanguardia, dove possono ospitare 14 o 15 bambini non accompagnati, dove all'interno c'è una diciamo, cucina diciamo, di quelle all'avanguardia, ci sono degli spazi per socializzare, allora dico il Comune di Mazara del Vallo che la apra, che ospiti questi 15, 16 giovani non accompagnati, anche perché a livello nazionale e a livello regionale già stanno incominciando ad attuare dei decreti per il finanziamento di chi mette a disposizione degli immobili, e in questo caso immobile, immobile comunale. Quindi la nostra proposta è di aprirla e di non lasciarla all'abbandono e al degrado come si trova attualmente. Ed inizia lunedì 21 marzo presso l'Istituto Comprensivo Luigi Pirandello di Mazara del Vallo il progetto di educazione ambientale Noi siamo natura, frutto della volontà dei soci attivisti del WWF Sicilia, del dirigente scolastico e del corpo docenti dell'istituto.
Collaborazione questa che ormai va avanti da anni in piena sinergia tra le parti con ottimi risultati. Gli argomenti saranno vari e importanti, dai cambiamenti climatici alle zone umide, alle tartarughe che la faranno da padrone. Durante il corso, completamente gratuito per l'istituto e gli alunni, verranno distribuiti gadget e un attestato finale per gli scolari che vi hanno partecipato. E sempre lunedì alle ore 9.30 nei locali del Crystal Hotel di Trapani si svolgerà il congresso dell'area vasta Will Pensionati Trapani, la Will per i diritti. L'appuntamento aprirà la stagione congressuale della Will Trapani, che vedrà nelle prossime settimane lo svolgimento dei congressi di tutte le categorie, fino ad arrivare al congresso confederale Will Trapani che si svolgerà i prossimi 9 e 10 maggio. A presiedere i lavori il presidente del CAF Will Giovanni Angileri. Relazioneranno Leonardo Falco, segretario WILP Stu di Trapani Nord, e Vita Angileri, segretaria WILP Trapani Sud. Seguiranno inoltre gli interventi del segretario generale della WILP Eugenio Tumbarello e del segretario del generale WILP Sicilia Luisella Lionti. Concluderà i lavori il segretario WILP Pensionati Sicilia Claudio Barone. Una storia di sport, di inclusione e di abbattimento dei muri è quella che sta portando avanti la sezione trapanese della Lega Navale Italiana. A Trapani, infatti, domenica 20 marzo si terrà la seconda tappa del campionato internazionale Sicilia-Calabria dedicata alla classe paralimpica ANSA 303. Disabili di ogni età parteciperanno quindi a questo importante appuntamento sportivo e di integrazione. Le imbarcazioni permettono di fare veleggiare coloro i quali riportano delle disabilità agli arti inferiori o superiori. Ed era questa l'ultima notizia del nostro TG, io vi lascio con la programmazione di Tele 8, vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento alla prossima edizione.